Radio Orchidea Notizie, seconda edizione. Dallo studio vi riferisce Peppe Rossi. Di nuovo un cordialissimo buongiorno a tutti voi. In questa seconda edizione del nostro notiziario non daremo notizie, ma daremo una notizia. Parleremo dell'inaugurazione della biblioteca di Civita Castellana, la nuova biblioteca posta in via Midossi a Civita Castellana. Alla presenza di tante autorità, militari, civili, era presente l'onorevole Sposetti, il sindaco di Civita Castellana Carlo Cimarra, l'assessore alla cultura Pietro Coffini. Abbiamo effettuato delle interviste in collaborazione con la collaborazione di Ornella Sacchetti, a cui va il primo ringraziamento. È stata proprio lei a dare il via alle interviste, intervistando il sindaco di Civita Castellana Carlo Cimarra. Buongiorno, l'intervista al sindaco di Civita Castellana, Carlo Cimarra, in occasione dell'inaugurazione della nuova biblioteca comunale. Buongiorno signor sindaco. Eh sì, oggi per me è una giornata di festa, sono ormai quasi 10 anni che ho questo incarico e questa è una delle giornate più belle, questa era l'opera che sentivamo più importante, è un'opera dedicata a tutti i cittadini, ma in particolare ai giovani, perché qui potranno trovare veramente un luogo in cui crescere, affinare la propria personalità e la propria cultura. È una bella biblioteca, c'è ancora parecchio da fare, nel senso che tutta l'area esterna è da sistemare, però l'interno è abbastanza bello e accogliente. Il progetto ricalca i progetti scandinavi, quindi le biblioteche del nord, ha una biblioteca per bambini scavata, ricoperta a legno, quindi i bambini possono sdraiarsi, non avere freddo, eccetera. C'è il piano terra che è la biblioteca e il piano superiore che è dedicato alle conferenze, all'ascolto della musica, in cuffia e a dei libri un po' particolari come sono libri antichi, eccetera. Adesso noi dovremmo proseguire per avere le altre due biblioteche, una specializzata sugli enti locali in comune che faremo da qualche anno e la biblioteca specializzata prevista nel Museo della Ceramica che si sta avvicinando la realizzazione. Quando dico avvicinando si parla sempre di qualche anno. La biblioteca deve essere intesa come un centro culturale dove la gente fa cultura, non solo l'assimila attraverso i libri ma la crea. Quindi vorremmo ospitare nuovi personaggi, come si è detto nella conferenza, come ha detto il senatore Volfoni, scrittori, poeti, saggisti, giornalisti. Potremmo organizzare delle cose intorno ai libri, intorno a delle creazioni artistiche. Ecco, deve essere un centro vivo, come già ripetuto all'altra radio, metteremo qui all'interno il giornale, quindi il giornale nascerà qui. Abbiamo la biblioteca, alcune sezioni specializzate su Civita Castellana, ci sono giornali e riviste, quindi possono tutti i cittadini venire e godere di questa costruzione. Grazie, vorrei un invito ai cittadini. Lei durante la conferenza questa mattina ha detto una cosa molto bella, a me mi ha colpito e vorrei che la rifacesse per Radio Orchidea. Dicevo prima nella conferenza che nella vita ognuno si forma in vari modi, chi fa attività sportiva, chi si è formato col lavoro, soprattutto se svolge un lavoro interessante, cioè, la grinta della vita ognuno di noi ci forgia, ci fa una personalità. Io personalmente, essendo figlio di operai, di una famiglia operaia, la mia formazione è stata sui libri che ho sempre amato e ho stimato e ho detto ai giovani se vedono qualcuno che brucia libri deve essere considerato antipatico. Beh, l'invito ai cittadini, intanto siccome questa biblioteca è la loro, di mantenerla e di curarla, sento che può essere il migliore all'occhiello di ognuno di noi. Grazie. Nel Tempio della Cultura abbiamo anche gli istruttori alla cultura. L'istruttore si intende dell'insegnante, della personaggio appunto che deve inculcare agli altri, ai ragazzi in modo particolare, ecco, che cos'è la cultura, che cos'è un libro, il valore di un libro. Abbiamo il preside della scuola media statale Dante Alighieri, il professor Cimarra.
e a cui domandiamo, come istruttore, ecco, alla cultura, un pensiero su questo nuovo tempio della cultura. Stamane ho condotto qui in rappresentanza della scuola media 10 allievi, uno per ogni classe terza, affinché facessero esperienza di questa nuova realtà, di questo nuovo centro culturale e della biblioteca. Naturalmente la scuola non deve essere concepita come una turris burnea, cioè come una realtà isolata che opera solo al suo interno, ma si deve naturalmente collegare con tutte le istituzioni pubbliche, private e culturali che operano nel territorio, affinché appunto il programma culturale, il piano di educazione che coinvolge le generazioni che si succedono negli anni possa essere globale. Naturalmente in questo orizzonte la biblioteca comunale nuova, oggi inaugurata, costituisce un punto essenziale di riferimento per le scuole medie, per le scuole superiori, per le scuole di ogni ordine e grado della cittadina di Civita Castellana e del comprensorio. Ora naturalmente accanto a strumenti tradizionali quali sono i libri, ma ugualmente essenziali, appunto perché il libro determina un rapporto individuale, quasi di riflessione, su una realtà e su un patrimonio culturale altrui diverso nel tempo e nello spazio, ci sono anche strumenti nuovi come i mezzi audiovisivi che mettono i giovani a contatto con linguaggi innovativi come sono i linguaggi iconici, i linguaggi figurativi, cioè una serie di strumenti che naturalmente integrano e completano quello che è la prestazione del singolo libro. Il carattere e l'audiovisivo, due esempi di progresso, passato e futuro. Ecco, chi si è fatto con il passato, nel senso che con la lettura veramente ha preso le arti e il sapere? Ecco, un insegnante, un istruttore in questo senso, cosa insegnerebbe di più? Verso il moderno, nel senso del visivo, o verso la lettura per poter dare più vita alle cellule? Ora, diciamo che nella scuola esiste un orientamento innovativo e comunque è minoritario, proprio perché la generazione dei docenti si è formata secondo un modulo tradizionale, cioè voglio dire che si è formata sui libri. Però esistono anche dei tentativi, delle sperimentazioni che sono innovative e che coinvolgono strumenti che noi riteniamo moderni, ad esempio l'uso del videotape, l'uso del computer per i processi di insegnamento. Sono strumenti che entrano a fatica nella scuola e nella mentalità dei docenti, ma comunque esiste anche una minoranza di docenti che è propensa a un utilizzo generalizzato di questi linguaggi, di strumenti che supportano questi linguaggi. Ringraziamo dunque per l'intervento il professor Luigi Cimarra, preside della scuola media statale Dante Alighieri di Civita Castellana.